A che punto siamo con le vaccinazioni e come sarà la sanità del futuro, quella del dopo Covid? Proveremo a dare delle risposte insieme ai consiglieri regionali oggi in questa puntata di Regionando. Siamo in Italia ad una svolta vera nella lotta al Covid. Il Consiglio regionale, anche nella sua ultima seduta, fa il punto sulla campagna delle vaccinazioni e approva all'unanimità il documento varato nei giorni precedenti dalla Commissione Sanità. Intanto, proprio qui a Palazzo del Pegaso, a testimoniare la centralità dell'Assemblea Toscana, vengono presentati gli Stati Generali della Salute. Si svolgeranno a novembre, preceduti da un cammino di preparazione che comincia adesso. Dovranno delineare gli scenari della sanità regionale dopo il Covid. Un'interrogazione ripropone il tema dell'inchiesta sullo smaltimento degli scarti della lavorazione conciaria nel distretto di Santa Croce sull'Arno e il presidente Gianni risponde in aula anche sulle modalità di approvazione dell'emendamento contestato, rinviati a fine mese invece il confronto e il voto sulla legge che avrebbe cancellato quell'emendamento. La morte di Luana Dorazio, la giovane mamma uccisa da un macchinario in un'azienda tessile, ha scosso e commosso l'Italia. Se ne parla anche in consiglio, si apre una raccolta di fondi per sostenere la famiglia. Da quest'anno il Consiglio regionale celebra la festa dell'Europa con una seduta solenne. È intervenuto a distanza il presidente del Parlamento europeo. La morte della giovane lavoratrice nell'orditorio di Montemurlo mette ancora una volta al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Troppi infortuni e spesso gravi, mortali. 10 in Toscana quelli mortali solo nei primi 3 mesi del 2021, 2 nelle province di Lucca, Pisa e Pistoia, 1 in quelle di Firenze, Livorno, Massa Carrara e Siena. E poi c'è stata la nuova drammatica escalation nell'ultima settimana, le tragedie di Luana e Sabri che hanno spinto la politica e le istituzioni ad occuparsene ancora una volta da vicino, perché questi fatti non accadano più. Qui a Firenze, il giorno dopo i funerali, il Consiglio regionale apre la seduta con un minuto di silenzio. Il raccoglimento è anche per tutte le altre vittime sul lavoro, anzi del lavoro, e la raccolta di fondi che i consiglieri promuovono potrà aiutare molte famiglie. Noi abbiamo firmato quella proposta e crediamo che in realtà, lo abbiamo detto e lo proporremo, questa debba diventare anche strutturale, perché molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro. E crediamo che in questo caso la Regione debba andare a supporto di chi ha bisogno, perché ci dobbiamo ricordare delle persone che non ci sono più, non solo nel momento in cui vengono a mancare, ma anche per il futuro di quella famiglia, per il futuro dei propri figli, e cercare di dare sollievo a quelle famiglie che sono fortemente colpite. Un gesto concreto, significativo. Poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, perché le cosiddette morti bianche, veder morire una mamma giovane, una ragazza, ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita, altri ragazzi per questioni legate al mondo del lavoro, è insopportabile, è una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle e che dobbiamo in qualche modo eliminare. Diversi consiglieri regionali erano presenti ai funerali celebrati a Pistoia dal vescovo Tardelli. Fanno riecheggiare qui le parole del prelato. Il vescovo durante l'omelia ha detto una cosa molto forte. Luana e tutti i morti sul lavoro sono tutti in piedi davanti a noi, che ci stanno chiedendo giustizia e tutela. Ecco, dovremo fare probabilmente un fondo, istituire un fondo non soltanto per Luana Dorazio, ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse, soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio. E magari l'hanno fatto con passione e con dedizione per il loro lavoro. Il Consiglio regionale non ha lasciato cadere nel vuoto questo invito, ma ha voluto subito proporre una risoluzione condivisa da tutte le forze politiche che impegni la Giunta proprio a lavorare al rafforzamento degli strumenti di contrasto per quanto riguarda appunto il tema della sicurezza, quindi di rafforzamento della cultura, soprattutto della sicurezza, quindi molto da fare sul piano della formazione, sul un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti. A questo poi si affianca un altro strumento che è stato introdotto dalla precedente giunta ed è un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime. In questo caso c'è anche un bimbo di pochi anni al quale il Consiglio e la Giunta vorranno certamente non far mancare il proprio sostegno. C'è il voto unanime sulla proposta del fondo di solidarietà e c'è anche la condivisione. Queste tragedie rappresentano una vera emergenza.
Sì, una tragedia immane di una ragazza, di una donna, di una mamma, prima ancora di una lavoratrice. È una tragedia e come tale bisogna non soltanto ricordare, non soltanto chiedere maggiore sicurezza, ma si deve poter fare qualcosa di più. È il motivo per il quale anch'io in prima persona ho firmato l'atto condividendo la proposta del Presidente Stella perché si possa fare qualcosa istituendo questo fondo e cercando di dare un contributo anche economico a tutti coloro che si trovano poi nelle condizioni di difficoltà a causa di un decesso di un proprio familiare. Intanto sono orgoglioso, contento che il Fondo per Luana D'Orazio affirma Marco Stella, quindi di Forza Italia, che è stato portato in Consiglio regionale, sia stato sottoscritto, quindi firmato da tutte le forze politiche e votato all'unanimità. Questo certamente non basta dare un piccolo contributo, così come previsto dalla legge regionale, ai propri familiari per addolcire il dolore, se si può parlare di addolcire il dolore, perché quella tragedia lì in Toscana e in Italia e nel mondo non deve più ripetersi. Ecco perché l'appello della madre è da un lato a chiarire quello che è successo, credo che debba essere accolto con estrema serietà e si debba fare il prima possibile per accertare le responsabilità qualora vi fossero delle responsabilità. E dall'altro mettere in campo tutte quelle azioni per far sì che gli incidenti sul lavoro non avvengano più. I tempi del Consiglio però impediscono di discutere di una risoluzione dedicata alla questione della sicurezza del lavoro. Accade mercoledì e i lavori, a quel punto, erano presieduti da Stefano Scaramelli. Si interrompono poco dopo le 13, disappunto e rammarico vengono espressi dalla Presidente della Commissione Attività Produttive. Credo che sia profondamente sbagliato e ingiusto per un tema così importante, che era una proposta di risoluzione che impegnava la Giunta, il Consiglio, le commissioni competenti a discutere il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, che impegnava a far ripartire, che impegna a far ripartire i corsi di formazione che erano stati interrotti a causa del Covid, che impegna a divulgare la cultura della formazione in un momento così difficile, non solo per la morte di Luana, ma per tutte le morti che in Toscana dall'inizio dell'anno sono 13. Credo che sia sbagliato, profondamente sbagliato, chiudere il Consiglio prima di discutere un atto così importante. Va detto, non era una mozione all'ordine del giorno, quindi serviva comunque l'accordo di tutti i capigruppo e per Fratelli d'Italia la discussione era assolutamente consentita e ci poteva essere, c'era la nostra disponibilità. Va detto anche che qual è stato il motivo che ha portato il Consiglio ad andare lungo e a sforare. Il Consiglio è andato lungo e ha sforato perché su due mozioni prima, per aspettare che il Partito Democratico potesse raggiungere la maggioranza e bocciare una proposta di Fratelli d'Italia, la votazione è durata tipo a oltranza fino a che non arrivavano ad essere 16 in aula per raggiungere la maggioranza. Tuttavia il presidente Scaramelli risponde direttamente alla consigliera Bugetti: ho rispettato il regolamento, scrive, e nel merito graffia. Il lavoro si tutela con leggi e controlli preventivi, non con le emozioni del giorno dopo. Ripartiamo dai vaccini. Nella settimana, questa di metà maggio, in cui sono state aperte le agende di prenotazione anche per i cinquantenni in Toscana. Intanto viene approvata da tutti i consiglieri la risoluzione che era passata all'unanimità durante i lavori della terza commissione, che parla di monoclonali e altre cure per il Covid, ma che mette al centro naturalmente ancora una volta il tema dei vaccini. I vaccini, diciamo tante cose, la chiusura di tutte le categorie dei fragilissimi, la vaccinazione dei caregiver, che queste sono iniziate dalla commissione che c'è stata 10 giorni fa. Oggi il governo regionale ha iniziato a vaccinare caregiver, sta chiudendo gli estremamente vulnerabili, li ha riaperti tra l'altro proprio oggi. Diciamo di completare le categorie, perché molte regioni avanzano nelle aperture senza chiudere le categorie di chi è più a rischio, e invece noi diciamo chiudiamo intanto quelli più a rischio. E poi c'è un dato che è quello dei fragili: dopo i sessantenni ci sono i fragili, categoria 4 del piano vaccinale nazionale. Noi diciamo apriamo ora, visto che si comincia a vaccinare anche i cinquantenni, cosa permesso dall'ordinanza di Figliuolo, apriamo specificamente questa categoria, che è giusto inizi la vaccinazione anche in Toscana. La risoluzione, insomma, il documento finale, è approvato da tutti anche in aula, ma non mancano le critiche dell'opposizione sull'esito attuale della campagna vaccinale.
Abbiamo cercato di dare un impulso in maniera positiva, mentre invece c'è ancora il PD, il presidente Giani e soprattutto parte della maggioranza che fa pensare e dice che la campagna vaccinale in Toscana è andata bene. Non è andata affatto bene, c'è stato un errore originario che oggi paghiamo perché la coperta è corta. Se si tira da una parte si scoprono delle categorie delle parti di popolazione e così si sta rincorrendo quello che è una campagna vaccinale corretta da effettuare in una regione come la nostra che purtroppo subito dall'inizio non vaccinando correttamente coloro che effettivamente avevano bisogno e soprattutto i fragili, gli ultra fragili, in particolare gli ultra ottantenni, oggi ci troviamo comunque in delle posizioni anche a livello Italia sicuramente non positive. Si guarda già oltre a dopo il Covid, tra poco parleremo della presentazione degli stati generali della salute. Durante il confronto in aula però si è tornati a discutere anche con asprezza dell'inchiesta sul distretto conciario di Santa Croce, sulle infiltrazioni delle mafie in Toscana, sui rischi dell'inquinamento ambientale. Gli effetti dell'inchiesta sul CEO, lo scarto della lavorazione conciaria, avvelenano ancora il clima politico. Ogni volta che si riunisce il Consiglio regionale, in un modo o nell'altro, l'argomento in questo periodo viene affrontato. Oltre al peso politico e alla questione giudiziaria c'è il tema dell'ambiente in questa vicenda naturalmente ed è prioritario. La Giunta adesso ha deciso di cancellare l'emendamento sotto inchiesta approvato il 26 maggio 2020. La votazione sulla nuova proposta di legge, la numero 40, è stata però rinviata in commissione e di conseguenza anche in aula se ne riparla tra qualche giorno. Ecco l'annuncio della consigliera De Robertis, presidente della Commissione Territorio e Ambiente. Cos'è accaduto? Le opposizioni hanno chiesto il rinvio, come spiegano Capecchi di Fratelli d'Italia e Montemani, capogruppo della Lega. Ad agosto scorso la Giunta Rossi ha dato mandato agli avvocati della Toscana di difendere quell'emendamento. Oggi la stessa struttura tecnica ci dice che quell'emendamento non va bene e ci dobbiamo adeguare alla normativa nazionale, senza però spiegare perché è stata cambiata l'interpretazione. Non crediamo che possa bastare un'indagine penale per far cambiare idea agli uffici. E quindi la funzionaria che era presente sapeva soltanto una parte delle risposte rispetto alle domande che abbiamo posto, anche sui tempi, anche sulla motivazione dell'urgenza, anche sul fatto che lo presentasse Gianni e non l'assessore all'ambiente, e pertanto la Presidente ha deciso di rinviare alla prossima settimana chiedendo, disponendo la convocazione dell'assessore all'ambiente e anche l'audizione dell'Avvocatura Generale della Regione Toscana. La volontà di scrivere all'ordine del giorno in urgenza questa roba è solo ed esclusivamente per farne materiale politico. Però anche per farne materiale politico, come intendeva fare la Giunta, imponendo ai consiglieri un voto forzato in commissione per essere portato oggi in aula, diventa controproducente se la norma è scritta male. Allora, noi chiediamo, e l'abbiamo chiesto stamani, che dal punto di vista tecnico venga qualcuno a rispondere alle nostre domande. Abbiamo accertato che non solo quella legge è stata impugnata l'8 di agosto, ma che a seguito di questo la Giunta ha deliberato la difesa di quella legge, cosa che fino ad oggi non si è detta. Laddove c'è stata l'impugnativa, poi la Giunta ha fatto una delibera dove chiedeva all'Avvocatura regionale di difendere quel provvedimento. E allora forse qualche risposta ci deve arrivare anche dal legislativo e soprattutto ci dovrebbe arrivare anche qualche risposta dal Presidente Giani, che ancora svicola le domande politiche e cerca di resumare un tema tecnico per cercare di lavarsi la coscienza. Noi pensiamo che non sia opportuno, crediamo che si debba fare chiarezza fino in fondo. Sul tema interviene anche il Presidente del Consiglio regionale, che risponde così ad una giornalista di Report di Rai 3 e conferma la costituzione della Commissione regionale d'inchiesta. Non appena il Presidente Giani ha presentato con la Giunta l'emendamento, ho chiesto con un procedimento di urgenza di poter assegnare alla Commissione, i capigruppo tutti d'accordo, è stata assegnata, c'è stata la richiesta delle opposizioni di un approfondimento, questo approfondimento verrà fatto mercoledì alla presenza del Presidente Giani e poi si andrà in aula il 25 e il 26 del mese di maggio. Nel frattempo lunedì ho convocato la prima commissione, l'insediamento della commissione d'inchiesta per infiltrazioni mafiose. Lunedì eleggeremo il presidente e inizierà un lavoro anche da questo punto di vista.
Pensare ora, programmare per il futuro la nuova sanità, quella del dopo pandemia, è l'obiettivo degli Stati Generali della Salute che si svolgeranno a novembre e che sono stati presentati qui in Consiglio regionale in questi giorni. Anche il Consiglio regionale sarà direttamente coinvolto naturalmente. Buona politica è saper essere all'altezza degli occhi delle persone, di ascoltarne i loro bisogni, di ascoltare quello che arriva dal territorio e cercare poi di trasformare questo in delle risposte concrete, come noi riusciamo a portare sempre di più la sanità sul territorio, come possiamo fare in modo che il livello dei servizi sia uguale dalla grande azienda ospedaliera ai piccoli ospedali della nostra provincia, con le differenze che esistono tra i grandi ospedali e i piccoli ospedali, ma con la necessità che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, ed è questo quello che noi mettiamo in campo e per cui lavoreremo nei prossimi mesi. Gli Stati Generali saranno una sorta di mappa per il dopo Covid, insomma di un'organizzazione della sanità pubblica che non potrà prescindere dalle nuove esigenze, ma che non potrà nemmeno ignorare i vecchi problemi, a cominciare da quello delle liste d'attesa. Ovviamente dovrà tener conto di tutti i mali del passato, ma soprattutto dovrà tener conto di tutte le idee che rilancino una sanità importante come quella della Toscana nel futuro. Le sfide sono tante, il Covid ha messo in evidenza tanti aspetti sui quali si deve intervenire, non solo in Toscana, ma in generale nell'organizzazione dei servizi sanitari, e penso che questa sarà una prima occasione importante per tutti coloro che hanno idee di metterle sul tavolo della politica regionale. Alla presentazione ci sono anche gli assessori alla sanità Bezzini e al sociale Spinelli, perché questa è una grande forma di condivisione delle politiche sanitarie e sociali anche attraverso il sito del Consiglio regionale. Funzionerà solo se ci sarà una larga partecipazione. L'Europa e noi, quanto siamo vicini adesso? Il Consiglio regionale mette in pratica quanto stabilito all'interno della Commissione Europa e si riunisce in seduta solenne. Interviene a distanza il Presidente del Parlamento Europeo che parla della risposta comunitaria alla pandemia. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi 20 anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità. E non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. Il nostro futuro passa da un'Europa più forte, dicono sia il presidente del Consiglio regionale Mazzeo, sia quello della Giunta Giani. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente De Ussé danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa, di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Oggi che si parli di vaccino, e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale, o che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo, perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che è partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte, diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini. Lo stesso Giani sottolinea anche che noi qui in Toscana l'Europa ce l'abbiamo nel DNA, è nella nostra grande cultura. Non a caso a Fiesole, a sede da quasi 50 anni, l'Istituto Universitario
universitario europeo, il suo presidente allora rilancia la sfida e la mano tesa alle istituzioni toscane. All'Università Europea intendiamo naturalmente fare la nostra parte non solo nella conferenza sul futuro dell'Europa, ma anche più largamente collaborare con le forze vive regionali nel affrontare le sfide di domani. Siamo molto consapevoli di avere un grande debito nei confronti di una regione che è stata con l'Istituto sempre molto generosa e che poi ci è stato molto vicina in un periodo difficile per noi come per tutti, quello della pandemia. Nel quotidiano il lavoro sull'Europa lo porta avanti ogni settimana la sesta commissione permanente, la presiede Francesco Gazzetti, il suo vice Giovanni Galli. La Commissione Europa è una realtà che era presente all'interno del Consiglio regionale da tempo. In questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente, quindi ha un ruolo e anche un peso politico sicuramente diverso. Tra l'altro questa trasformazione noi la dobbiamo grazie al lavoro proprio della precedente legislatura, a chi ha guidato e a chi ha collaborato ovviamente con il precedente presidente. In questa nuova versione noi ci siamo dati degli obiettivi e soprattutto stiamo cercando di lavorare all'insegna di un clima che è un clima di cui io vado particolarmente orgoglioso e fiero, ovvero quello di una collaborazione e soprattutto una condivisione. Noi abbiamo portato a termine una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana, è l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali, ad esempio l'inserimento prima dell'avvio delle sedute del Consiglio regionale anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa. Sono orgoglioso di farne parte con il Presidente Gazzetti, abbiamo iniziato in questi mesi un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che sono, che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quello che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana. Appuntamento con Regionando a venerdì prossimo, ancora alle 21:15, subito dopo il nostro TG della sera.